Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite due membri della band, una nuova band. A questo punto lo diciamo in italiano: Vibrazioni Profonde. Perché a questo punto, come nascono i Deaf Vibration e quando nascono? Allora, i Depth Vibration nascono durante la prima pandemia, praticamente, nel 2020. Praticamente mi sono ritrovato con Filippo Stasi, che sarebbe il batterista, parlando che volevo fare questo percorso inedito, raccontando un po' il viaggio introspettivo che ho fatto nell'arco della mia vita. Lui disse che gli sembrava un'idea molto bella da sviluppare. E abbiamo iniziato quando si poteva, dopo il lockdown, nel vederci. Io preparavo le parti e da lì è iniziato tutto. Ma come mai questo nome, appunto? Alla ricerca del profondo della vostra anima, ma appunto un po' troppo profondo in questo caso. Sì, sai, quando c'è profonda nel senso anche di psiche, no? Perché nell'arco della vita le persone nelle relazioni umane hanno sia i pro che i contro. Quindi le cosiddette cadute relative alla questione delle ferite emotive, E a che questo poi punto, diventano il profondo. sì, no, ti sto ascoltando. Infatti, a questo punto ti chiederei, vi chiederei a entrambi come nascono questi due primi brani e da cosa avete tratto ispirazione. Allora, io praticamente nella musica ho cercato di raccontare attraverso proprio le note il mio percorso interiore. E questo concetto praticamente ho cercato con Leonardo di spiegarglielo in modo tale dicendogli anche che doveva far sì che questa cosa suscitasse in lui le sue esperienze personali, in modo tale che riuscivamo a dare personalità e originalità alle cose. Perché se raccontavo anche io attraverso le parole quello che facevo con la musica, vedevo che era troppo da parte mia, praticamente, come aspetto proprio a 360 gradi del pezzo. E infatti Leonardo ha scritto il testo affidandosi ai contenuti che io gli ho dato, spiegandogli un po' che cosa volevo esprimere con i brani. E a questo punto chiedere a Leonardo, sappiamo che sei vocalist, però fare musica metal, in realtà tu sei anche insegnante, parliamo di heavy metal, un po' più puro rispetto a un classico, poi c'è il black metal, il dark metal, c'è tante forme, però in realtà voi siete più un classico metal. Sì, allora, per quanto mi riguarda, mi viene da chiamarlo classic metal, ma non tanto, per le sonorità o quello che può sembrare anche a sentire dalle melodie, dal metodo anche di scrittura, di composizione, ma tanto dal fatto che siamo anzi, siamo influenzati da generi, magari gruppi anche completamente diversi. Giovanni, per esempio, è più verso una cosa effettivamente prog, quindi si può parlare dei Dream Theater, dei Tool, insomma, tutti questi gruppi qui, mentre io magari venendo anche da una realtà un pochino più, se si vuole dire pop, ecco, chiamiamola così, un rock un pochino più melodico. Io mi rifaccio a gruppi metal quali potrebbero essere, non lo so, Alter Bridge, Breaking Benjamin, questi gruppi un po', ecco, anche un po' un vecchio stile, ecco, un metal un po' vecchio stile, diciamo così. E quindi, ecco, le particolarità nostre sono vaste, diciamo così. E nella realizzazione dei testi voi utilizzate frequentemente
utilizzate l'inglese. È più facile scrivere un testo in inglese dove effettivamente si dice che musicalmente è più adatto. Oppure pensate in italiano e poi traducete il testo in inglese. Allora, per quanto riguarda me, ho la fortuna, diciamo così, di poter masticare abbastanza bene l'inglese, quindi faccio uso di tutte le conoscenze possibili che ho per cercare di mettere subito su scritto un testo inglese, anche perché torna anche più semplice poi legarlo all'eventuale melodia. Come si sa, insomma, l'inglese è molto più melodico, è molto più istintivo, ecco, armonicamente parlando. E invece nella realizzazione dei testi, parliamo anche con Giovanni, ma Certo. è più facile, nascono prima le parole, nasce prima un riff, a volte capita quel riff, quel beat che ti viene in mente e da lì si genera, oppure nascono accidentalmente anche in caso insieme. Allora, nel nostro progetto praticamente è nata prima la musica e poi ho spiegato che cosa mi ha portato alla scrittura della musica e Leonardo ha cercato di tramutarlo, come diceva prima, riuscendo a parlare bene l'inglese, a esprimere il contenuto con le parole. Anche le linee melodiche della voce sono state fatte così, cioè lui si è adattato tantissimo sulla musica già esistente. Cioè che già era stata composta. Cioè non siamo una classica band per dirti che cioè, creiamo facendo tipo una jam session. Cioè io a casa scrivo tutte le parti, quindi tutta la struttura del brano, poi vado in sala e la faccio ascoltare a loro, vado in studio alla Fucina Studio da Jack Salani e butto giù con il metronomo tutta la struttura del brano. E poi ognuno di noi ci lavora a casa, arrangiando al meglio come sente su il pezzo. Appunto, tu hai detto c'è una collaborazione alla fine nella realizzazione del brano. Qual è stata la vostra sensazione che avete provato? Manugui, per la prima volta avete poi inciso il primo brano e l'avete riascoltato e l'avete fatto ascoltare. Qual è la vostra sensazione una volta sentito il brano? Allora, il primo brano che abbiamo inciso è stato Whisper, quello lì del videoclip, quindi il primo singolo. E quando l'abbiamo riascoltato eravamo entusiasti perché come pezzo avevamo raggiunto gli obiettivi che ci avevamo prefissati, dalla, diciamo, commerciabilità di un ritornello che poteva piacere a un vasto pubblico di persone, anche chi non è amante del genere. Ma dall'altra anche un modo di suonare con delle sfumature che richiamano un po' il grunge, il prog rock metal, un po' i Muse anche nella scelta degli effetti sulla chitarra. C'è qualche aneddoto che ricordate particolare? Perché nella realizzazione del brano a volte ci sono momenti particolari, stressanti, ma soprattutto nella realizzazione del videoclip c'è qualche momento particolare che vi viene in mente, che vi riporta perché vi ha fatto o sorridere o innervosire in quel caso? Cioè, forse è stato quando sul videoclip praticamente anche lì è stata tutta studiata nello storyboard perché volevamo emulare il cosiddetto limbo. Infatti noi suoniamo su uno sfondo nero dove le nostre immagini si riflettono a terra. È stata ardua come impresa perché quando abbiamo fatto le riprese, Leonardo stavamo a ridere tutto il tempo perché il videomaker Simone Palma diceva: "Ragazzi, mi raccomando, non muovetevi tantissimo, cioè vi dovete muovere mentre suonate in playback, ma non tantissimo perché poi costruire il nostro riflesso a terra era molto complesso." E E quindi ci invece sentivamo dopo le riprese un po' statici, questo, giusto, Leonardo? sì, giustissimo. Un po' troppo fermi sull'immagine, però era Sì. chiaramente avete scelto un progetto abbastanza difficile nella realizzazione comunque. Sì. Io, signori, vi chiedo scusa, ma vi devo salutare. Abbiate pazienza, è giunto il mio momento.
È ora di dare lezioni. È Buon ora di dare lavoro. lezioni. Grazie mille, grazie mille. E grazie mille ancora Pietro per l'opportunità. Grazie mille davvero e saluto anche Joe, tanto ci vediamo presto e buon proseguimento. Grazie mille, davvero. Allora, no, io faccio l'ultima domanda a Giovanni mentre il nostro Leo ci abbandona. L'ultima domanda la faccio. Abbiamo visto un logo particolare con questo triangolo e con questo turbinio, questo vortice. Come mai questo tipo di logo? Il logo l'ho pensato io, ci ho messo pure un bel po' di tempo per cercare di imprimere nel logo il significato e l'identità della band. Infatti quella sorta di chakra, io lo chiamo, dovrebbe rappresentare praticamente l'interiorità di una persona. E all'interno che sembra un triangolo, se tu le guardi dalle punte dei lati, sono delle V praticamente messe così. Per la vibrazione. E a questo punto progetti, oltre a presentare questo, ci sono progetti di realizzazione su brani successivi per arrivare poi a fare un EP o un LP? Allora, praticamente noi l'EP è in fase di produzione e uscirà penso quest'estate, perché i cinque brani di cui sono composti, noi abbiamo presentato soltanto i primi due, che sono Whisper e Save Me. E come progetti cioè, mandando un po' di materiale tipo al Sanremo Rock, ci hanno selezionato per la finale che la faranno all'Hard Rock Café a Firenze a luglio. E poi ci saranno anche altre date, però non ne posso parlare adesso. E qual è stata l'emozione aver capito che vi hanno accettato nelle fasi finali del Sanremo Rock? Allora, l'entusiasmo è stato che siamo partiti con la consapevolezza che oggi la musica è musica da consumo, quella là che va, diciamo, di più, mentre noi proponiamo un prodotto un po' underground. Però avevamo l'obiettivo che chi ascoltasse i pezzi come Whisper nel videoclip facesse suo il contenuto proprio del pezzo. Quindi è come se l'ascoltatore e anche l'osservatore che guarda il videoclip capisca proprio che ognuno di noi ha i propri conflitti interiori, cioè, come ti dicevo prima, è un viaggio di introspezione dalla psiche alle emozioni, quindi quella parte negativa che c'è di noi che va in contrasto a volte con quella parte positiva. È quello che abbiamo cercato di raffigurare nel video. E a me è venuta l'idea perché dopo il Covid e dopo il lockdown, a livello, diciamo, proprio delle persone, si è diventati molto più isolati e quindi il rapporto con l'altra persona è andato sempre più a essere freddo, cioè ci si condivide molto di meno a livello di relazioni umane. Non so se sono stato chiaro. Perfettamente. Sapendo che la band di neoformazione alla fine non avete ancora suonato dal vivo, prospettive di live per presentare oltre a Sanremo Rock ci Sì, sono. ci sono delle date, però devono essere ancora confermate, anche perché suonare live, siccome io sono il produttore anche del progetto, e penso che tu l'abbia capito, e siccome ognuno di noi poi, tipo Leonardo, Filippo Stasi, il batterista, loro oltre ad essere insegnanti, tipo Filippo è anche una sorta di turnista, quindi il tempo che abbiamo a disposizione è sempre poco e cerchiamo di ottimizzarlo anche selezionando serate a tema nel quale presentare il prodotto che offriamo a un certo livello di qualità. Vi ringrazio, come ha fatto già Leonardo, per l'occasione di averci intervistato e devo dire la verità, hai fatto anche domande molto precise che io sinceramente non mi aspettavo riguardo a questo progetto, quindi è stato un bel confronto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.